Ci sono altre richieste di parola, consigliere Mario Venturini. Grazie eccellenza. Dopo aver ascoltato quasi tutto il dibattito, io ho un grande rammarico, che è quello che il dibattito di oggi lo facciamo con 2 anni di ritardo. Questa è una frase che l'ha già pronunciata Massimo Cenci, non per niente membro della commissione d'inchiesta su Fincapital, e che io mi permetto di ripetere. Grande rammarico, perché il fatto nuovo di questo dibattito è la riscoperta, ovvero la rivalutazione di un lavoro che a suo tempo è stato accolto male e male digerito dalla politica del Paese. Non è necessario che ripercorra le tappe che ho avuto modo già di illustrare in altri interventi in precedenti sessioni. La politica è stata fredda quando non ha fatto finta di niente, come il Paese d'altra parte, ed è stata apertamente ostile. Una parte considerevole della politica è stata apertamente ostile agli esiti di quel lavoro, e l'ostilità si è manifestata attraverso, nella politica e nel Paese, ripeto, si è manifestata attraverso critiche feroci che sono sfociate spesso nell'insulto, nella provocazione, nel dileggio. Io mi sono chiesto perché è successo tutto questo. Certamente quella commissione finì i propri lavori quasi in apertura di campagna elettorale, e in un certo momento si pensò bene di mettere quel lavoro in naftalina, di non parlarne più, perché molte forze politiche, anche quelle nuove, a parte che ce n'era una rete che era in quel momento fortemente critica, pensavano bene di non parlare tanto di questo lavoro perché temevano di favorire qualcuno, nello specifico Alleanza Popolare, non perché Alleanza Popolare avesse giocato un ruolo dominante in quella commissione, quanto perché Alleanza Popolare era forse in quel momento il movimento che più si era speso a favore della questione morale. Questo può essere un motivo, perché il lavoro è stato accolto poco bene, freddamente, ed è stato rapidamente dimenticato. Ma c'è stata anche una parte della politica del Paese che si è manifestata, come dicevo prima, apertamente ostile agli esiti di quella commissione. Perché, per esempio, i 2 partiti, che erano i partiti di riferimento per i 2 personaggi politici che venivano presi di mira dalla Commissione, cioè ai quali veniva addebitata una responsabilità politica su certi fatti, perché i 2 partiti di riferimento fecero di fatto quadrato attorno ai 2 personaggi che erano Gabriele Gatti e Fiorenzo Stolfi. Accadde così perché quei 2 personaggi 2 anni fa condizionavano ancora i 2 partiti di riferimento. Oppure accadde così perché i vertici di quei partiti non ebbero il coraggio di far proprio il lavoro della Commissione. Io credo che i vertici dei partiti sono fatti apposta non solo per prendersi certe responsabilità al momento opportuno, ma quando giudicano opportuno fare anche certe forzature. Era il momento di prendere le distanze da un passato recente, perché la storia di quei partiti nel passato recente era una storia densa di ombre. Allora non si ebbe il coraggio di fare questa svolta. Abbiamo perso 2 anni, e forse se allora il Consiglio con i 2 partiti maggiori avesse
fatta propria la censura della Commissione, oggi i commenti di certi rappresentanti dell'opposizione sarebbero stati meno duri. Più tempo aspettiamo per fare chiarezza sul recente passato, l'ho detto tante volte, ma oggi e ieri l'ho sentito ripetere ancora di più. Più tardi aspettiamo, peggio è. Perché è probabile che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è probabile che potremmo essere alle prese con eventi della stessa portata di quelli cui abbiamo assistito recentemente. È stato un peccato aver perso così tanto tempo, ed è stato un peccato non solo per il Partito Democratico Cristiano e il Partito dei Socialisti e Democratici, è stato un peccato per l'intero Paese. E non c'è dubbio che quando accadono queste cose, come quelle a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, anche un partito di maggioranza come l'Alleanza Popolare entra in difficoltà, perché vorrei fare presente agli alleati, anche se io sono convintissimo che in questo momento non si debba assolutamente staccare la spina, perché non ci sono le condizioni per farlo, tuttavia non c'è dubbio che il mio partito entra in difficoltà, e se si continua a non fare chiarezza e a prendere le distanze rispetto a un metodo di fare politica che non è stato solo dei personaggi leader di quei partiti, ma di gran parte degli stessi partiti, se non si fa in fretta non saremo in grado di completare il cambiamento che è stato iniziato alcuni anni fa. Perché se non si cambia cultura, prima di tutto si tratta di cultura, si può ricadere nelle stesse tentazioni di un tempo. Queste sono le ragioni del mio personale rammarico. Non c'è stato il coraggio di produrre una svolta che avrebbe determinato dei benefici negli ultimi 2 anni. Io ho ascoltato moltissimi interventi interessanti e che mi siano piaciuti. Non faccio una classifica perché non sta a me dare pagelle. Tuttavia ho ascoltato anche alcuni interventi che mi hanno un pochino irritato, come quelli di Rete. Do atto prima di tutto al consigliere Zeppa di aver dato dimostrazione di grande onestà intellettuale, avendo rivelato che da una posizione fortemente critica nei confronti della Commissione d'inchiesta Fincapita è passata a un deciso appoggio. Detto questo, io non posso tollerare che in questo momento si confonda il presente col passato. Questo non significa che è tutto risolto in questo momento, ci mancherebbe altro. Siamo ancora in condizioni di pericolo, di ricadere negli stessi vizi, è una delle ragioni quella che ho spiegato prima. Tuttavia è mistificatorio dire che non è successo nulla, che adesso viviamo gli stessi guai di qualche anno fa, viviamo la stessa situazione, che ciò che è avvenuto di diverso è abbastanza frutto del caso, che al massimo è stata fatta qualche norma, no, qualche decina di norme, frutto di un lavoro che è iniziato. L'ho sostenuto in diverse sessioni consigliari, lo sostengo in questo momento, frutto di un lavoro che è iniziato prima dell'estate 2008 e che è arrivato ai nostri giorni. C'è stato il percorso verso la trasparenza e l'adeguamento agli standard internazionali in materia appunto di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo. C'è stata l'abolizione del segreto bancario e dell'anonimato societario, c'è stato l'intervento sullo scambio di informazioni. Non possiamo gettare una spugna sopra tutto questo e far finta che non è accaduto nulla.
Poi che il cambiamento non sia ancora esaurito, anzi forse siamo ancora lontani dall'approdo a una condizione di tranquillità, è un altro discorso. Ma negare che ci sia stato un cambiamento è mistificatorio. E non si può nemmeno dire il cambiamento, quel poco che c'è stato, siccome ci è stato imposto non vale niente. Intanto sfido chiunque, e la testimonianza vivente di questo siamo noi di Lanza Popolare, che quando si propone il cambiamento in periodo di vacche grasse si è destinati allo sberleffo. Chi ha proposto il cambiamento negli anni 90, nei primi anni 2000, cosa ha raccolto? Ha raccolto le pernacchie della politica e dei cittadini. È chiaro che la forza propulsiva al cambiamento è venuta dalla crisi economica, lo diceva il consigliere Francesco Michelotti, e dall'irritazione della comunità internazionale. Ma allora c'è stato comunque un governo e delle forze politiche, anche di opposizione, che comunque hanno preso l'iniziativa del cambiamento. E non è detto che un altro governo, magari con gli uomini che oggi sono sulla bocca di tutti, avrebbe intrapreso la strada del cambiamento, o forse l'avrebbe intrapresa per non mantenerla, come tante volte è successo in passato. Quindi è mistificatorio dire che confondere il presente con il passato. Poi dicevo prima, siamo in condizioni di tranquillità? No, il percorso è finito, ma nemmeno per sogno. Ma mi pare che sia del tutto evidente, dopo almeno 20 anni di una certa gestione del Paese, con la corruzione delle coscienze che c'è stata, è comprensibile a tutti, io credo, che il cambiamento non può esaurirsi nell'arco di qualche anno. Si è alzata nel corso degli anni un'onda di marea di dimensioni enormi e noi siamo qui ancora oggi, perché non siamo fuori appunto dai pericoli, ancora oggi a cercare di innalzare delle scogliere che siano capaci di reggerne l'urto. Ancora non sappiamo se ce la facciamo, se le scogliere che stiamo costruendo siano sufficientemente robuste. E nei 20 anni che sono trascorsi è anche capitato che una certa classe imprenditoriale è stata ingrassata dalla politica di smisura. Oggi siamo di fronte a dei potentati economici che tenteranno comunque di condizionare i governi. Non solo questo, ma anche quelli futuri. E noi ci dobbiamo attrezzare per combatterli, prima di tutto essendo coscienti che un periodo è definitivamente finito. Ci dobbiamo convincere di questo, invece di continuare qui a scambiarci le accuse con l'opposizione che per ogni intervento, il più semplice, il più cretino del governo, tira fuori la moralità. Non è possibile andare avanti così. Non è vero che siamo in salvo, non è vero che siamo in condizioni di tranquillità, ma che rimane da fare ancora tanto. C'è ancora una produzione normativa da mettere in atto e c'è ancora quel famoso cambiamento di cultura che ha tempi lunghi per essere completato, realizzato. Non confondiamo quindi presente e passato, non confondiamole perché i tempi sono cambiati. Il percorso verso la trasparenza, da un lato, al quale hanno partecipato tutte le forze politiche tradizionali, e l'istituzione di una commissione d'inchiesta che ha indagato sulla vicenda Fincapital. Quelle sono le due pietre miliari del cambiamento. Ma che il cambiamento sia difficile lo dimostra il fatto che arriviamo a questo dibattito con la chiarezza che c'è stata con 2 anni di ritardo.
consigliere, grazie Zafferani, si è lamentata che il consigliere Elena Tomini sia stata abbastanza attaccata. Come si fa? Anch'io ho qualcosa da dire. Se ci si rivolge ad un'alleanza popolare con gli aggettivi complici e omertosi, come faccio io a non rispondere al consigliere Tomini? Signora, grazie Zafferani, lei deve capire. Ecco. Di solito omertosi è un aggettivo che si riserva alle mafie, non credo che sia il più felice che potesse essere adoperato. Complici, evidentemente, complici del fatto che governiamo con partiti che hanno avuto fra le file i personaggi che oggi sono sulla bocca di tutti. Allora, l'ha già detto il mio collega Renzi, non si capisce perché quando si tratta di dire certe cose, di addebitare certe colpe, state tranquilli che c'è sempre l'alleanza popolare di mezzo. Io non sono qui a fare la vittima, anche io lo si vede, sono qui che reagisco a un certo modo di interpretare la politica e di additarne le pecche. Giorni fa, pochi giorni fa, l'arresto del dell'ex consigliere Stolfi era già avvenuto, mi è capitato di leggere sul sito della Calunnia e del Pettegolezzo un dibattito emblematico della situazione che stavo descrivendo, la stessa situazione che concentra l'attenzione del consigliere Tomini su Alleanza Popolare in un passaggio come questo. Mi è capitato di leggere un piccolo dibattito fra 4-5 persone, emblematico, diceva, perché quel dibattito partiva dall'assunto, dal caso del giorno, l'arresto dell'ex consigliere Stolfi. Allora, quando uno legge che si parte da questo dibattito, cosa si aspetta? Si aspetta che le persone che intervengono attacchino il personaggio in questione, no? Che attacchino anche il partito di riferimento. Invece sapete, partendo da quell'assunto lì, di che cosa hanno parlato i 4-5 che partecipavano a questo scambio di opinioni? Discutevano sul grado di verginità di Alleanza Popolare. Vi sembra normale una situazione di questo genere? Cioè, in un paese dove sia nella politica che nella società civile c'è un certo numero di baldracche e di baldracconi, si discute sulla verginità di una forza politica che non ha fra le sue file un solo rappresentante che sia stato inquisito, un solo rappresentante che sia stato rinviato a giudizio, che sia stato condannato, che sia stato il centro di polemiche e di scambi d'accuse riferiti alla questione morale. Bene, c'è una forza politica che ha questo pedigree, si parla della sua verginità piuttosto che parlare del caso del giorno. Tutto questo è normale? Non lo dico per fare la vittima, dico per segnalare l'idiozia, come vedete non faccio la vittima, di certi ambienti politici e affini del nostro paese. Poi, lo ha detto il mio collega Nicola Renzi, non si capisce perché ci si rivolge, mettendosi anche nelle logiche del consigliere Tomini, non si capisce perché ci si rivolgere a noi. Ci sono stati altri consiglieri che sono stati compagni di partito di Stolfi, hanno governato con lui, altri che hanno sostenuto governi dove c'erano i personaggi che oggi sono indicati al pubblico ludibrio, di loro non si dice niente. Noi ci dovremmo suicidare perché abbiamo fatto certe alleanze, gli altri per carità, gli altri sono sempre i più onesti, difensori della moralità. Noi no. Complici e omertosi. Poi complici, complici di cosa? Cosa abbiamo fatto anche quando siamo stati in governo col PSD, con la DC, con Sinistra Unita? Cosa abbiamo combinato? Mi piacerebbe saperlo, perché qui allora non si conosce la storia dell'Alleanza Popolare, non si conosce perché fino a ieri si faceva qualcosa d'altro, oppure non la si conosce perché può essere che ci sia mala fede, ma io preferisco giustificarla col fatto che questo paese ogni tanto fa un lungo sonno e si dimentica le cose. Allora, guardiamo un po' qual è stato il comportamento di Alleanza Popolare in quei governi
per cui oggi siamo sotto accusa, siamo omertosi e siamo complici. Chi ha mandato a casa Fiorenzo Stolfi dal governo 2008? Chi ha aperto la crisi? Perché è stata aperta la crisi? Andate a leggere la rassegna stampa dell'epoca, c'è tutto lì sopra, perché eravamo incompatibili con quel personaggio. Dichiarazioni pubbliche, ci è anche dispiaciuto, perché c'era una parte, Sinistra Unita, e una parte del PSD con il quale si andava d'accordo. Noi abbiamo sbattuto fuori quel personaggio dal governo, non si è più ripreso perché non c'è più ritornato. Questo è insignificante? Questo significa che ce ne siamo accorti di essere lontani anni luce come modo di intendere e di fare politica, e ce ne siamo andati. Poi ci siamo trovati al governo un altro personaggio, quello che è stato indicato nella commissione d'inchiesta Fincapital. Dopo poco più di un anno quel personaggio ha dato le dimissioni, ma non ha dato mica le dimissioni il consigliere Marco Podeschi perché lo attaccavate voi, o perché avete fatto, con tutto il rispetto, perché eravate anche spiritosi, no? Mago Gabriel, eccetera, eccetera. C'è stato un giorno, dopo che l'argomento Gabriele Gatti era sul tavolo dei partiti di maggioranza, e io chiamo testimone Pasquale Valentini, e chiamo testimone per dire chi sollevava il problema Gabriele Gatti, il problema Gabriele Gatti era sul tavolo della maggioranza da mesi. Poi un bel giorno uno dei membri di governo di AP disse al resto della maggioranza: o via lui o via io. Questo è stato il motivo per cui il segretario di Stato delle Finanze, Gabriele Gatti, diede le dimissioni. Allora, siamo complici anche di Gabriele Gatti? Siamo stati complici di Stolfi? Sento sottofondo i commenti del consigliere Riccardi. Recentemente anche in maggioranza l'ho dovuto riprendere. Qualche giorno fa parlavo di fronte al consigliere di maggioranza e lui era un calabrone che faceva commenti. Cosa stavo parlando? Non sono arrivato. Ecco, questo è una parte del percorso che l'Alleanza Popolare ha fatto con alleati che sono messi alla gogna in questo momento. E un po' se la sono cercata, anche se io ho apprezzato molto l'intervento di Stefano Macina. Dalla sua voce traspariva l'emozione, mi metto nei suoi panni. Però sta di fatto, ho apprezzato molto il consigliere Guerino Zanotti per quello che ha detto, si è assunto una parte delle colpe, e se ce n'è uno, se c'è un personaggio che non ha alcuna responsabilità, questo è lui. Il ricordo va sempre al giorno, sono 2 anni esatti fra poco, di lettura della relazione della Commissione Fincapital, e ricordo anche che i consiglieri del PSD, tranne qualcuno, rimasero zitti e abbastanza imbarazzati. Quello che mi meravigliò invece fu il comportamento di alcuni consiglieri democristiani, che erano gli alleati che noi avevamo scelto perché rappresentavano la DC senza scheletri negli armati. Oggi qualcuno di loro ha corretto il tiro, ha elogiato la Commissione. Allora attaccarono la Commissione non parlando di quello che avevo prodotto, parlando delle prassi procedurali. Mi dispiace di dirlo, ma sono 2 anni che io tutto questo ce l'ho mica nello stomaco, è rimasto fermo qui, dove comincia la laringe. Errori ne sono stati fatti, e non sono dibattiti di questo genere che devono provocare
le zuffe fra maggioranza e opposizione, ci sono tutte le altre cose, ci sono gli atti ordinari di governo, ci sono i provvedimenti. Qui bisogna fare fronte comune. Io sono molto d'accordo su quello che ha detto il consigliere Celli. Primo, che nella politica, nell'attuale politica, non tutti sono uguali. Secondo, che la politica tradizionale ha prodotto fino adesso i maggiori risultati del cambiamento. I nuovi movimenti avranno tempo per dimostrarlo e per dimostrarsi coerenti. E poi ha anche detto che è il momento di fare autocritica, quella che è mancata fino a questo momento. E qui ritorniamo all'inizio e non starò a ripetere perché l'autocritica ci vuole. Mi dispiace che questo dibattito lo facciamo a porte chiuse, cioè microfoni spenti, radio. 5-6 giorni fa non si poteva prevedere quello che è accaduto, di conseguenza, ma sarebbe bene, sarebbe stato meglio ci fosse stato un dibattito via radio, perché altrimenti mi tocca leggere del grado di virginità di Alleanza Popolare, perché la gente non ascolta quello che diciamo, non ascolta nemmeno il parere di chi difende una parte del percorso fatto e la politica tradizionale, per cui alla fine nei commenti degli altri siamo tutti, quelli di maggioranza in particolare, brutti, sporchi e cattivi, ma questo un po' comprende tutta la politica tradizionale, i partiti tradizionali. Un'altra cosa che mi ha soddisfatto durante questo dibattito è che ho ascoltato più di un consigliere che finalmente ha parlato di qualche responsabilità anche da parte della popolazione nel lungo percorso che ci ha portato fino a qui. Ho cominciato solo io, 2-3 giorni dopo la fine dell'esito delle elezioni, adesso vedo che comincio a essere in buona compagnia. Non è mica per gettare la croce addosso, però insomma è per puntualizzare che in fin dei conti la classe politica è perfettamente rappresentativa della società. Lo ha detto il consigliere Foschi ieri e ha perfettamente ragione. Tanto rappresentativa che le sono stati trasmessi i vizi e le virtù del nostro popolo, quindi nessuno si può tirare fuori dalla situazione in cui siamo precipitati. Poi è vero che la classe politica ha sempre maggiore responsabilità, su questo non c'è dubbio. Allora io credo che sia giunto il momento di fare questo percorso, di fare autocritica per tutto quello che è accaduto negli ultimi anni. Autocritica siamo disponibili a farla anche noi, per quello che ci compete, per gli errori che abbiamo fatto, che non riguardano la questione morale, questo sia ben chiaro, eh? Non è che noi le abbiamo azzeccate tutte, però è il momento di cominciare. Ma è un argomento sul quale non ci si deve azzuffare, perché altrimenti io sono preoccupato non solo per la stabilità politica, ma per il destino del nostro paese. Vorrei, ho quasi finito eccellenze, dire qualcosa su quello che è accaduto ieri, la perquisizione di Banca Centrale, ieri o l'altro ieri? Ieri. Che ritengo sia un fatto apparentemente grave, poi saranno gli eventi a dirmi se questo è vero, comunque un fatto eclatante. Io mi aspettavo che il governo qualcosa dicesse in apertura di comune. Viene visitata da 2 magistrati e da 4 o 5 agenti della polizia giudiziaria un'istituzione del nostro paese dalla quale dipende il percorso sulla retta via, perché non dimentichiamo che la Banca Centrale, fra altre cose, controlla le banche e le finanziarie, settore per il quale abbiamo avuto un sacco di problemi. Ecco, viene visitata dai magistrati della polizia giudiziaria un'istituzione del nostro paese, il dibattito comincia davanti e nessuno mi dice niente, se non un piccolo riferimento
non è la fine del mondo, intendiamoci, chiaramente possono ancora venire, ma io dal mio governo mi aspetto che faccia questo. Se non un riferimento, piccolo piccolo, del segretario di Stato Venturini, che in fin dei conti ha detto sì, c'è stata la perquisizione, ma ha anche detto che sono bravi. Questa è stata un po' la cosa, e la cosa non mi va tanto bene, se permettete. Allora, qui è necessario chiarire cosa è successo ieri pomeriggio, perché io altrimenti non sono tranquillo. Allora, io questi chiarimenti li aspetto prima possibile. C'è un ministro delle finanze che ha le proprie dipendenze, diciamo così, il CCR, c'è un segretario interno che è anche segretario della giustizia, e io sollecito un intervento in questo senso, che spero sia un intervento tranquillizzante. Ma cosa sono andati a fare i magistrati in Banca Centrale? I consiglieri se la sono posta questa domanda? Ci sono stati alcuni interventi che hanno parlato, ma sono stati pochi. Abbiamo fatto 33-34 interventi, me li sono segnati, pochi hanno parlato di questo passaggio. Io sono preoccupato. Allora facciamo chiarezza anche qui, mi auguro nel giro di poco. Il percorso che indicava il consigliere Celli, quello di un'autocritica al più presto di tutte le forze politiche, è urgente, non solo per le ragioni che ho cercato di spiegare fino a qui, ma perché fra qualche settimana, fra qualche mese, è possibile che ci troviamo fra le mani un'altra patata bollente, che è quella del voto di scambio, la magistratura che si interessa del voto di scambio. Allora io dovrei essere contento perché faccio parte di una forza politica che l'ha sollevata per la prima volta? No, sono preoccupato per il mio paese e per le conseguenze che ne potrebbero derivare, perché vedete, fino a che subiscono gli interventi, i provvedimenti della magistratura, alcuni singoli uomini politici che non sono né membri del Consiglio del Governo, certo è sempre lo stesso discorso, non è una giustificazione, ma è la realtà. Io, come ho detto prima, mi trovo in difficoltà, ma attraverso l'uso della ragione mi sforzo di continuare il cammino e di essere leale, anche perché le forze politiche con le quali mi sono alleato sinceramente non mi hanno fino adesso fatto pentire per quanto riguarda la questione morale. Ma se una eventuale inchiesta sul voto di scambio, come è naturale che sia, coinvolge interi partiti o i gruppi dirigenti dei partiti, allora qui entriamo veramente in difficoltà, è veramente un problema dopo per noi. Io metto le mani avanti, per questo sollecito le forze politiche a venire fuori, a fare chiarezza sul loro passato, a confessare al limite ciò di cui sono state a conoscenza. Il voto di scambio, nella maniera in cui si è realizzato, con tutte quelle ingenti risorse destinate al pagamento dei viaggi e dei soggiorni degli elettori residenti all'estero, non può essere stato gestito da due o tre persone. Qui ci sono dei gruppi dirigenti, forse del passato, non lo so, che erano a conoscenza. E allora facciamo chiarezza anche su questo, perché altrimenti ci andiamo a infilare in un tunnel senza uscita. Infine, un appunto al collega consigliere Marco Podeschi, che ha parlato di far luce o di mistero sui segretari Alfa Beta. C'era anche Gamma? Alfa Beta e Gamma. Gamma non ho idea chi sia. I segretari Alfa Beta sono gatti nuvoloni. C'è stato un procedimento giudiziario conclusosi con un'archiviazione. Perché non andate a leggere gli atti? Non voglio che, già che viviamo in un paese dove tutto è un mistero, anche quando il mistero non c'è, non vorrei che si costruisse su questo passaggio chissà quale tentativo di nascondere chissà cosa. C'è stato un procedimento giudiziario,
direttore presidente di Banca Centrale hanno dato le dimissioni dopo che era stato licenziato il capo della vigilanza. Lascio da parte l'ex presidente Bossoni perché era arrivato da poco, ma la gestione fino a quel momento di Banca Centrale non è che fosse delle più luminose, fino a quel momento ispezioni non ce n'erano state, erano anni in cui bastava mettere piede in quasi tutte le banche, le finanziarie, per poi uscire a commissariarle, questo lo sappiamo, no? Non succedeva niente. Poi, da questa cosa qui, ripeto, non c'entra niente Bossoni. Poi sta di fatto che dopo l'iniziativa del licenziamento del capo della vigilanza si dimettono presidente e direttore. Io non so se si è capito male cosa volevano dire loro oppure si sono sbagliati. Sta di fatto che si andò in tribunale perché si parlava di pressioni, di pressioni. Poi in tribunale, perché l'inchiesta è stata archiviata? Perché i due hanno un po' ridimensionato, oppure hanno corretto, oppure hanno chiarito una cosa che era stata mal interpretata. Intanto non c'era stato alcun tentativo di concussione, uno. Poi che era normale, dialettica fra la politica e Banca Centrale. Ecco perché l'inchiesta è stata archiviata. I segretari di Stato Alfa e Beta erano Gabriele Gatti e Antonella Mularoni. Il segretario politico Gamma non ho idea proprio di chi sia. Questo è quello che è accaduto. Quindi anche qui credo che non ci sia niente da scoprire. Basta, ripeto, andare a prendere gli atti, andare a leggersi gli atti. Concludo proprio in virtù di quello che dicevo pochi minuti fa, del processo di autocritica al quale sono chiamate le singole forze politiche. Concludo leggendo la parte finale del comunicato di Alleanza Popolare che oggi è su tutti i giornali, che rispecchia un po' quello che è stato l'auspicio di molti consiglieri, che è anche il mio. Il lavoro iniziato nel campo della questione morale e del cambiamento culturale e strutturale della Repubblica deve continuare senza sosta. Si sente nel Paese un'area viziata da fine intero. È necessario che tutte le forze responsabili del Paese, non solo quelle politiche, si impegnino a riconoscere le strutture del passato, le storture del passato, per proseguire sulla via del rinnovamento, dei volti, dei modi e delle forme, per sostanziare il cambiamento e, tramite una netta demarcazione col passato, favoriscono una forte rivoluzione culturale che bandisca per sempre scambi e clientele e ponga al centro l'interesse superiore del Paese. Ho la speranza che queste non siano le solite parole buttate al vento. Grazie.